Una buona mattinata su Ciao Radio, su DTV Canale 210 e come annunciato con enfasi, perché quando si parla di cibo, quando si parla di arte culinaria, praticamente sia il buon Dario Pattacini sia il sottoscritto, noi andiamo in brodo di giuggiole. Abbiamo parlato e abbiamo annunciato Katia in cucina. Buongiorno, come va? Bene Francesco, tutto grazie. A posto? Direi di sì, sono un po' emozionata perché è la prima volta, quindi... Vabbè, ma è come la prima volta sui fornelli, no? Ti ricordi la prima volta che hai iniziato a cucinare? Com'è stata? Diciamo che... Un disastro. Sì, un po' un disastro. Ma ti ricordi anche che cosa avevi cucinato per caso? Beh, Non mi dire due uova, eh? No, due uova no, ma io vengo da una famiglia dove la cucina impera. Sono figlia di una sfoglina, sorella di un cuoco, ho una cognata pasticcera, quindi cucino da sempre. E ho iniziato, penso come molti, a Bologna, aiutando mia madre e mia nonna a chiudere i tortellini. Presente? Ecco. Sì. A mettere il ripieno sui quadretti dei tortellini. E come ti riusciva? Direi benino, dai. Benino. Anche perché i bambini hanno le dita piccole, quindi... Ma adesso invece che le dita son cresciute, come le va? Le dita sono cresciute e faccio anche la sfoglia, ovviamente. Ma i tortellini escono un po' più grandini, però. I tortellini escono un po' più grandini. Meglio. Sì. Allora, c'è questa... Anche se non vogliono grandissimi, Ah, sì? I tortellini no, non vogliono grandissimi. Non vogliono grandissimi. No. Appunto parte oggi questa rubrica settimanale, appunto Katia in cucina, dove tu ci spiegherai insomma un po' di ricette. Ricordiamo, per chi volesse ovviamente darci una propria ricetta, chiaramente noi la leggeremo poi in diretta insieme a Katia, perché insomma, se avete delle ricette particolari, perché poi tutte queste ricette raccolte in questo anno di trasmissioni poi potrebbero anche diventare un libro, no? Sarebbe bello. Perché lo sai che io curo anche una collana di enogastronomia, quindi... Come si chiama? Così raccontiamo un po' di cose. La collana si chiama I quaderni dell'Oggione, la casa editrice è la Damster Edizioni di Modena, e devo dire che questa collana ci sta dando molte soddisfazioni. In particolare seguiamo le tradizioni culinarie della nostra regione. L'Emilia Romagna è una terra molto ricca. Noi siamo dei goduriosi, per noi il cibo, lo sai, non viviamo per non mangiamo per vivere, ma viviamo per mangiare, quindi insomma questa collana racconta molti aspetti della cucina emiliana romagnola. Sì. Oh, che bello, per cui insomma avremo modo di parlare della nostra cucina, della nostra regione, visto che ci seguono anche appunto in tutta la regione Emilia Romagna, ma anche oltre. Però ogni tanto potremmo anche fare tipo una capatina, non so, extra regionale, no? Con qualche ricetta particolare. Io sono d'accordo, perché credo nelle contaminazioni. In fondo sì, il cibo racconta la tradizione di un territorio, di un luogo, di un popolo, ed è importantissimo, perché alla fine il cibo è cultura. Però se spaziamo anche in altre regioni è giusto, perché, ripeto, tutti ci contaminiamo ed è normale che poi il cibo evolva. Una volta, per esempio, parlando di un piatto tipico nostro, il frigione, lo conosci, sì, Francesco? Sì. Lo conosco, sì. E è stata depositata anche la ricetta alla Camera di Commercio di Bologna, veniva preparato con lo strutto, no? Perché da noi il divin porcello è signore incontrastato, sì, esatto, no? Della tavola. E però ora, naturalmente, la cucina si è alleggerita, diciamo, e non si usa più lo strutto, ma l'olio di oliva per preparare il frigione, anche se le cipolle bianche rimangono. Servono quelli. Ecco, Katia, un tuo pensiero su questa cosa, quella di depositare, non so, le varie ricette, tipo poco tempo fa si era discusso addirittura sul tortellino, no? Tipo se mettere l'interno crudo o cotto, e chiaramente una ricetta depositata un bel po' di anni fa. E questa tradizione, quella di appunto di depositare le ricette, perché c'è qualcuno che potrebbe rubarle. No, la verità è che ci sono molte discordanze su questo fatto di depositare le ricette alla Camera di Commercio, nel senso che effettivamente la tradizione, quella vera, che viene tramandata di famiglia in famiglia, quindi
Come ben tu sai, Francesco, ogni famiglia ha la sua ricetta perfetta del ragù, la sua ricetta perfetta del tortellino per quanto riguarda Bologna, e le ricette perfette, non so, dei cappelletti per quello che riguarda la Romagna, o il benzone, la ciambella dei modenesi, che ne so, o di tanti altri piatti tipici della regione, no? Però credo, questo poi è un mio parere personale ovviamente, quindi discutibile, certo. Che sia anche importante mettere dei punti fermi, cercare, ripeto, per lasciare ai nostri figli, ai nipoti, a chi verrà dopo, una memoria di quelle che sono le tradizioni che rischiamo di perdere purtroppo. Quindi ben venga anche, a mio parere, il fatto di depositare le ricette alla Camera di Commercio, anche se poi quello, parliamoci chiaro, non è che sia la Bibbia, non è il mantra. Ti parlavo del frigione che è stato depositato, però non è che tu lo devi preparare con lo strutto per forza, insomma, è un modo per ricordare un piatto importante che fa parte della nostra tradizione culinaria. Ecco, questa cosa di seguire, io credo che mai nessuna donna o uomo che sia abbia mai seguito alla lettera una ricetta, perché poi ognuno di noi, che ne so, con quello che trova in casa o comunque per quello che sono appunto gli ingredienti della ricetta, poi qualcosina di nostro ci mettiamo sempre, no? Sì, ed è giusto così, perché io considero la cucina una forma d'arte, quindi nelle qualunque forma d'arte la fantasia impera, fantasia, immaginazione, e poi personalizzi la ricetta, quindi è giusto così. Io molto spesso faccio dei cambiamenti nelle ricette. Fai delle prove, sì, no? Sì, faccio delle prove. Poi vabbè, ci sono delle ricette che non bisogna assolutamente variarle. Soprattutto in pasticceria bisogna essere molto ligi al dovere. Poi casomai, per quanto riguarda le misure, adesso avremo modo poi nel corso del tempo di parlare anche, non so, di ricette basi, di tante cose. Vediamo anche cosa ne pensano gli ascoltatori. Sì, esatto. Ovviamente, come sempre, vi ricordo, se volete, 051 320407, oppure mandarci una mail con la vostra ricetta, che poi sarà letta in diretta. La mail è ciaoradio@ciaoradio.com. Ti chiedevo, ma esiste ancora questa cosa di prendere l'uomo o la donna per la gola? Io credo di sì. Io credo. Ma come si fa però? Perché dovresti essere un bravo cuoco o una brava cuoca? Allora, perché con due uova fritte credo che non prendi nessuno, a parte se uno non è proprio affamato, no? No, però si può preparare anche piatti semplici, prepararli bene, con amore. L'amore secondo me traspare anche nel cibo, nei piatti che prepariamo. E non a caso il cibo, lo sai, è condivisione, complicità. Perché quando ci incontriamo con amici finiamo sempre per trovarci davanti a una tavola. Ma anche gli stessi affari, le cene di lavoro. Perché si chiudono tutti davanti, esatto, a un buon piatto. Anche perché uno abbassa le barriere. Cioè, esatto, poi in cucina davanti a un piatto praticamente il direttore diventa come noi e quant'altro. Sì. Ti interrompo un attimo perché sentiamo se questa telefonata è per noi. Pronto, buongiorno. 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 Ascolta, io vorrei sapere dalla signora lì. Sì. Salve. Qualcuno mi dà delle ricette, però dice il segreto non glielo do, allora cosa me le dà fare? Signora, lei come si chiama? Sono Silvana. Silvana, da dove chiama? Da San Lazzaro. Da San Lazzaro. Ascolti, allora cosa mi dà la ricetta a fare? Ha ragione, dopo non mi signora. Viene preciso, allora non darla, scusa. Esatto, sì, esatto. Scusa, sono dei, a me non lo so, i cuochi. I cuochi, vabbè, noi allora cuochi perché? È una professione. Allora perché date delle ricette che non sono uguali? Che figura si fa? Si spende dei soldi, il tempo che ci vuole. Beh, allora che soddisfazione c'è fare una ricetta che date voi altri cuochi? Allora non darla. Sono d'accordo con lei, ecco, signora, allora, sono d'accordo. Perché loro fanno così? Comunque, Silvana... No, non si può, Silvana, dai. Le vede nostre... poi cosa si fa. Non lo so, perché siamo tutti poveri, insomma, diciamo, siamo, non è che siamo signori. Allora perché dobbiamo litigare uno con l'altro così da poco? Ecco, una cosa da poco.
Certo. Ha capito? Lei, Silvana, com'è in cucina? Brava? Ma insomma, a me me la cavo. Faccio la mia sfoglia. Comunque, dico, le ricette che danno... Sì. Sono dei cafoni, scusi, eh? Comunque, Silvana, ecco, da noi le ricette che darà, darà Katia... Non c'è segreti che le tengano assolutamente. No, signora potrà provarle e poi tornare a telefonare e dirmi se effettivamente il piatto è venuto come le dicevo. Quindi sono qui, ci sto mettendo la faccia. Quindi. Va bene, no, comunque è così, eh? Sì, se lei, no, in effetti è vero. Se lei lo sa, è così. Sì. Dico, no, è vero, molte volte purtroppo è vero. Beh, allora non darle, perché fanno così? Sì, sono cattivi, d'accordo. Per me è cattiveria. È cattiveria. Ecco. Sono d'accordo con la signora Silvana, è vero questa arrivederci, cosa. Buongiorno. Grazie, buona giornata. Buongiorno. Arrivederci. Bene, grazie alla signora Silvana. In effetti questo è un altro aspetto, Katia, quello di tipo, non so, si fanno un sacco di trasmissioni o comunque si danno un sacco di consigli in cucina, però manca sempre qualcosina. Poi uno si ritrova che praticamente deve inventare o mettere un ingrediente che chiaramente, perché come al solito dice, perché c'è il segreto. Allora, giustamente, come diceva la signora Silvana, o la dai questa ricetta per intiera, o se no niente. Sì, io sono d'accordo con le tue saranno senza segreti. Le mie sono senza segreti, se non vengono la prossima volta, cioè, telefonate. Sì, esatto, okay. E cercherò di essere più precisa nelle istruzioni, esatto, nelle spiegazioni. Però devo dire a difesa, fra virgolette, della categoria, quella che lavora davvero sul cibo in maniera tecnica e professionale, che molte volte, a mio parere, non lo fanno nemmeno apposta. È legato al fatto che loro danno per scontato certe cose. Le fanno talmente spesso, sempre, che alla fine, non so, tipo... Che omettono qualcosa, esatto, ma perché sanno anche che... solo imburrare una teglia, per dire, è una cosa che non lo a dicono. Un professionista non viene nemmeno in mente di dirlo. Appunto... E se uno non ha mai cucinato, invece ha bisogno di sapere anche che la teglia va imburrata, esatto, certo. Katia, tu hai portato un cestino con delle castagne, che adesso sì, è inquadrato, poi sì, più c'è una cosina dolce, perché? Allora, stiamo parlando di cucina, Francesca, appunto, era ovvio. Poi le castagne oggi, perché castagne, le castagne ti sei lamentato. Sì, allora, io mi sono ufficialmente lamentato, adesso oggi andiamo in onda perché vabbè è la prima puntata. Dalla prossima puntata tutto deve essere cucinato, cioè non portare roba cruda, perché io voglio assaggiare soprattutto le castagne, che io adoro, per cui portarmele crude, cioè io le mangerei anche crude, cioè non è che sono, io sono di bocca buona, no? come si dice, però perché hai portato le castagne, che chiaramente è il frutto di stagione, e perché c'è quella magnifica crostata? Allora, se è una crostata, perché... Sì, è una crostata al mirtilli. Ah, ai mirtilli? Sì, una crostata ai Allora, mirtilli. Le castagne, perché le castagne? Le castagne invece, perché come dici tu, è tempo di castagne e volevo parlare un po' delle castagne. Certo. Delle castagne in generale, che per le persone, la gente della montagna, degli Appennini, sì, non solo i nostri, quelli bolognesi o modenesi, proprio di tutti gli Appennini della nostra regione, sono state proprio il cibo, hanno potuto sfamarsi con le castagne, certo, per tantissimo tempo. Tant'è vero che il castagno è chiamato l'albero del pane, sì, e vero, le castagne il pane dei poveri. Venivano annegate, venivano essiccate, si faceva la farina di castagne sì, e la polenta di castagne fatte con la farina di castagne, mai sentita, è buonissima ed è antichissima, perché ovviamente il mais è arrivato dopo con la scoperta dell'America, per cui prima, quindi, facevano la polenta con le castagne. Tant'è vero che la castagna è stata anche moneta, merce di scambio, siamo arrivati anche al Cairo, a Parigi, pagando con le castagne. No. Sì, ti assicuro che è così. Bella questa storia delle castagne. Sì, no, infatti ci sono tantissime, davvero, è un mondo. La castagna è un frutto versatile, se tu la ami, penso che lo sai, è possibile fare qualunque cosa, dall'antipasto al dolce, abbinarla al pesce, alla carne, sotto spirito, si fa una birra famosa, si fanno varie, sì, birre con la castagna, dei liquori, gelati, sorbetti, miele. C'è praticamente un utilizzo, sì, al 100%, esatto, di questo frutto autunnale. Sì, sì.
Esatto. Però mi incuriosiva questa cosa della polenta di castagne. Che non l'hai mai sentita? No, purtroppo no. Fra le altre cose, a Bologna ci sono anche, adesso sull'Appennino hanno vari nomi, perché lo sai che a livello dialettale cambia da paese a paese. Sì, chiaro. Però per esempio sull'Appennino qua da noi, in zona verso Porretta, quelle zone lì la chiamano i faiedi, ci sono vari nomi per chiamarli, ed è questa polenta che viene fatta con semplice acqua, con acqua e farina di castagne, e poi viene mangiata o accompagnata con ricotta fresca. Che meraviglia. Un'altra cosa tipica proprio dell'Appennino nostro sono i ciaci lizzanesi. Anche questa, la ricetta è depositata alla Camera di Commercio. E cosa sono questa? I ciaci lizzanesi si possono ancora trovare alle sagre di paese. Se vi capita, io ve lo consiglio, perché sono davvero squisitissimi e semplici. Cioè, tu non riesci a farli? Li sai fare? Allora, diciamo che io li ho fatti, però ci sono persone che li fanno meglio, sinceramente, nel senso per assaggiarli. Che... No, ok, va bene se anche, vuoi. Anche un tuo. Era quello l'intento della domanda. Ah, non avevo capito. Della domanda. Allora, bisogna procurarsi testi, che sono delle piastre di ferro con i manici lunghissimi, e vanno scaldati, una volta venivano scaldati sulle braci, ovviamente adesso li possiamo scaldare anche sul fornello, e poi va fatta una pastella con acqua e farina di castagne e va messa su uno dei due testi. Poi va ricoperta con l'altro testo, e poi con un cucchiaio devi battere, diciamo, su questo testo, in modo che il ciaccio si spande su tutto il testo. Lo fai cuocere qualche minuto, anche 4-5, poi giri il testo dall'altra parte e fai cuocere anche da quella parte lì. E ottieni questa cosa buonissima, davvero, che ha la forma di una piadina, però è di castagne, e la puoi mangiare così al naturale, oppure una volta si mangiava anche con la ricotta fresca, adesso diciamo che la mangiano anche con altre cose, anche con la Nutella, che insomma non fa parte della tradizione, però io credo che i tempi cambiano, quindi vanno bene anche le contaminazioni con la Nutella. Ecco, Katia, facciamo così, la prossima settimana, perché questa era la prima puntata, abbiamo spiegato un po' grosso modo cosa succederà in questo... Avremo anche degli ospiti, però dicevo di ritornare sull'argomento castagne, sì, perché l'abbiamo solamente così toccato in maniera marginale, casomai se ti va ritorniamo a parlare delle castagne cotte possibilmente la prossima settimana. Invece, per quanto riguarda la crostata di mirtilli, così velocemente. La crostata di mirtilli è una semplice frolla e dentro c'è la marmellata di mirtilli. Preparata quest'estate, immagino. Sì, anche perché quello che fa la differenza, a mio parere, nelle crostate, ed è logico, è preparare la pasta frolla a mano. E se vuoi poi faremo anche una puntata, sentiamo anche gli ascoltatori se sono interessati, sulle paste basi, quelle che servono per iniziare proprio a cucinare, quindi la frolla, la sfoglia, e la pasta brisette, la pasta per i bignè, insomma tutte queste paste che sono la base della cucina, della pasticceria. E ovviamente la differenza la fanno, certo, la fanno, e come, le marmellate fatte in casa. E io d'estate vado a raccogliere more, mirtilli, abbiamo la possibilità, avendo una casa sull'Appennino, di avere anche fichi, adesso i cachi, le mele cotogne, in gennaio ci sarà le bacche di rosa canina con cui si prepara una buonissima marmellata, insomma fa la differenza, sono buonissime anche le ravioli. Darò la ricetta segreti. Esatto, stavo pensando alla signora Silvana, garantisco, fra le altre cose, ho una ricetta di frolla che è veramente una semi frolla con cui si può fare la pinza, che è uno dei tipici dolci nostri, e anche le raviole, ma tantissimi altri dolci anche di altre città della nostra regione. Esatto.
Bene, per cui appuntamento a, ovviamente a giovedì, a mercoledì prossimo, sempre dalle 11 alle 11.30 con Katia in cucina, per cui parleremo, ritorneremo, perché abbiamo solamente toccato marginalmente le castagne o comunque le crostate o quant'altro, però chiaramente ci saranno anche i primi, i secondi, per cui tutto quello che riguarda la nostra cucina regionale e non, perché appunto ci seguono anche da altre città, da altre regioni, per cui sicuramente una capatina ogni tanto faremo, non so, tipo nel mantovano, nel veronese, che anche lì, poi l'Italia, insomma, tutto il nostro stivalone si mangia benissimo dappertutto. Sono Katia, d'accordo. I tuoi saluti finali e l'appuntamento a mercoledì prossimo. Vi aspetto mercoledì prossimo e, come diceva Francesco, nel corso del mese avremo anche un ospite, non vi dico ancora quale, per parlare proprio in dettaglio di un cibo, di un ingrediente. Bene, noi ringraziamo Katia, adesso c'è la pubblicità, una breve pausa anche in TV. E poi...